Ciao a tutti, benvenuti. Questo è un nuovo canale di YouTube. Io sono Danilo e qui parleremo di cartomanzia, tarocchi, divinazione in generale, magia, metafisica, folklore, le tradizioni popolari e come queste influenzino o vengano rappresentate nel fantasy, libri, film e quant'altro. Dunque, farò due video a settimana che vorrei far uscire nello stesso giorno. Uno dei due sarà in inglese, uno sarà in italiano. Non saranno delle esatte traduzioni, quindi se conoscete l'inglese abbastanza potete vederli, anzi mi farebbe piacere se li vedeste entrambi, però non è, ripeto, non saranno traduzioni parola per parola, quindi sì, stessi argomenti. A meno che non si tratti di libri che esistono solo in inglese, in tal caso per i video in italiano troverò qualcos'altro. A meno che non sia qualcosa di molto importante, che quindi secondo me merita di essere comprato in un'altra lingua e studiato, se si sa l'inglese, oppure se si conosce qualcuno che è così gentile da tradurlo, magari interessato all'argomento e quindi si può trasformare in un progetto di gruppo. Comunque, questo video e anche i prossimi saranno tutti intorno ai 20 minuti, non vorrei sforare più di quello. Per favore, seguitemi qua, quindi iscrivetevi al canale, cliccate sul tasto della campanella, così sarete avvisati quando escono i nuovi video. Lasciatemi un like sotto questo video e i prossimi, ovviamente se vi piacciono, lasciatemi commenti. Nella descrizione troverete anche il mio indirizzo email se volete prenotare un consulto. Seguitemi qua su Instagram e su Facebook. Al momento sono su tutti e tre. E direi che possiamo cominciare un attimino il giochino di oggi. Ora, una cosa, io non voglio editare i miei video, quindi se ho bisogno di un secondo per riorganizzarmi le idee o per trovare la parola a cui sto cercando, se mi incespico nel parlare, per favore abbiate pazienza. Dunque, allora, questo è il secondo video che faccio. Ho già fatto la parte in inglese, quindi ho già girato le carte che andrò a leggere oggi. E dunque, sto usando un mazzo di tarocchi e una Sibilla Lenormand. Il mazzo di tarocchi è questo. E i tarocchi della Ruota Dorata di Mila Losenko sono basati sui Rider-Waite, ma sono ovviamente ispirati sia come estetica per i personaggi che come storia e quindi simbologia all'interno delle carte da quello che è il folklore russo. Mentre abbiamo qui il Celtic Lenormand, quindi la Sibilla Lenormand celtica di Will Worthington e Chloe McCracken, spero di pronunciare bene i nomi. E dunque, per chi non lo sapesse, la Sibilla Lenormand è una Sibilla un po' particolare, non è esattamente come la nostra classica Sibilla italiana o Sibilla della Zingara, è un po' più simbolica, è una sorta di ponte tra i tarocchi e le Sibille, appunto, più della nostra tradizione. Dunque, come ho detto, ho già girato le carte che andrò a leggere. Questa è una lettura fatta per le novità, i nuovi inizi, i nuovi percorsi, le nuove fasi della propria vita, le nuove relazioni, i nuovi lavori, tutto. Eventuali spostamenti, traslochi, cose di questo genere, tutto quello che è nuovo. Dunque, partiamo con i tarocchi, quindi le energie più grandi, più omnicomprensive di quello che ci aspetta con queste novità, e abbiamo tre arcani minori, quindi sì, ci saranno dei cambiamenti, non saranno rivoluzionari. È un percorso, è utile, cambieranno delle cose gradualmente, ma non sarà una rivoluzione completa delle nostre vite. Quello che stiamo iniziando adesso sarà
sì, un'evoluzione, se vogliamo, personale o delle determinate situazioni, ma non sono ancora la cosa che risolve il problema o che cambia completamente la situazione. Dunque, cosa interessante, abbiamo 2, 9, un 2, non abbiamo carte di denari o pentacoli. Quindi cosa significa? Significa che la cosa principale, l'impatto più importante in questa prima fase di queste nuove, appunto, nuovi progetti, nuovi sviluppi nelle nostre vite, ci colpisce soprattutto a livello psicologico. Quindi abbiamo un 9 di coppe, abbiamo un percorso, abbiamo un accumulare dei risultati positivi, abbiamo un goderci il cambiamento, abbiamo un vedere dove possiamo arrivare e lasciare che la cosa maturi e ci porti al compimento. Le coppe sono appunto i sentimenti, le emozioni e lo stato d'animo in generale, quindi per me è una sfera più passiva. Sono legate all'elemento dell'acqua e per me implica il 9 di coppe, che ci arriveremo con calma. Semplicemente questo ci fa vedere che arriveremo ad un punto in cui faremo una valutazione di da dove siamo partiti, dove stiamo andando, che tappe abbiamo fatto lungo il percorso. E ripeto, è positivo, non è l'occasione magari della festa, ma è comunque un'occasione di contentezza. Il 9 di bastoni invece, quindi l'elemento del fuoco, le passioni, le volontà, i progetti, le azioni. E quindi qui abbiamo un discorso di insoddisfazione, il fatto di essere arrivati al gradino subito prima del risultato che volevamo ci indispettisce, da un lato spinge a continuare, dall'altro dà sui nervi, quindi questo non è tanto la promessa di un percorso di crescita positivo quanto il dover imparare a rispettare i tempi naturali delle cose, un dover imparare a godersi il percorso, un dover imparare l'arte della pazienza e mantenere comunque attivo e pronto il morale, la volontà per affrontare quello che dovrà essere affrontato. Al centro il 2 di spade, quindi per me, per come leggo le carte, le conversazioni, significa che questo tipo di percorso, questa crescita personale che vivremo è basata su quello che diciamo agli altri e come lo facciamo e quello che riusciamo ad ascoltare, quello che riusciamo a capire di ciò che ci viene detto a nostra volta. Ovviamente al giorno d'oggi c'è anche un discorso di social media, internet, video su YouTube piuttosto che messaggi sulle varie piattaforme, quindi c'è un discorso di conversazioni anche non in persona, faccia a faccia. Però è questo, è uno scambio di parole, uno scambio di pareri, uno scambio di pensieri, di modi di vedere le cose, magari che ci insegna questo. Quindi ci piacciono le persone che abbiamo incontrato, loro non hanno le soluzioni ai nostri problemi, quelle le dobbiamo trovare da soli, ma nel confronto con loro, nel parlare con loro, possiamo trarre le lezioni che ci servono per farlo. Allo stesso tempo, nel parlare con loro ci rendiamo conto che la nostra fretta, la nostra foga può non essere sempre positiva. Abbiamo bisogno di rallentare, dare il giusto peso alle cose e eventualmente ponderare, eventualmente chiedere una seconda opinione per capire meglio la direzione che abbiamo preso. Ora, le Sibille Lenormand. Dunque, questa Sibilla Lenormand specifica ha dei doppioni. Ci sono due carte dell'uomo, due carte della donna, due del bambino, e oltre al cane come rappresentazione dell'amico, della fedeltà in generale, abbiamo anche il gatto.
Quindi è un po' più ampia di una Lenormand classica che potreste avere. Io ho deciso di usare entrambe le rappresentazioni del bambino, scusate, avevo girato prima queste, perché abbiamo un maschio e una femmina e l'atteggiamento è completamente diverso, quindi questo mazzo preferisco tenerlo intero e non scegliere tra i doppioni. Dunque, cosa abbiamo qua? Abbiamo un bambino che gioca con una barchetta e qui abbiamo una bambina che raccoglie delle uova. Cosa significa? Significa che questo bambino sta giocando, vive nella sua fantasia, questa bambina invece sta già lavorando, sta già aiutando in casa, possiamo presumere. Come vediamo, la gallina comunque non è aggressiva, lei sta sorridendo, non è una cosa che le pesa, non è una bambina sfruttata, è questo un bambino più agiato. È un discorso diverso, è un discorso di inizi. In entrambe le cose, però l'inizio di un progetto, l'inizio di un'idea, l'inizio di di una crescita, perché comunque il giocare con una barca, ovviamente poi nel contesto rappresentato, quindi un antico villaggio delle isole britanniche, stiamo parlando di un bambino che sta sognando del giorno in cui da adulto potrà imbarcarsi e magari andare a combattere un altro popolo, andare a conquistare o magari visitare altri posti, come può aver sentito parlare dei genitori, mentre qui abbiamo una bambina che già impara come gestire la sua vita adulta, già impara come costruire la sua routine, mantenere la sua vita quotidiana. Perciò abbiamo qua un percorso che porta da un'idea, un progetto, una novità alla costruzione, la casa, quindi la costruzione di una struttura che sia una comunità, che sia una struttura mentale, che sia un'abitudine, un modo di vedere le cose, che sia stabile, che sia sia un rifugio che il nostro punto di partenza, il nostro quartier generale, per raggiungere la maturità, la perfetta manifestazione di noi stessi, per accumulare tutti quelli che sono gli strumenti necessari ad affrontare la vita. Questo è l'uomo soldato, capo del villaggio magari, guardiano, quindi abbiamo sì uno scudo, una spada e una lancia, ma lo scudo è usato per appoggiarsi, la spada è nel fodero, la lancia punta verso il basso, non è un uomo che si prepara alla guerra, è un uomo che è pronto ad affrontare quelli che sono le sfide e i pericoli e eventualmente a provvedere ai bisogni della sua comunità. Quindi questi nuovi inizi, queste nuove relazioni, percorsi, progetti che siano, ci fanno crescere, ci permettono di acquisire gli strumenti che ci servono poi per affrontare la nostra vita, risolvere quelli che possono essere i nostri problemi e ovviamente aiutare le persone nella nostra vita. Ovviamente la casa è anche un discorso di famiglia, se non di famiglia, tradizionalmente definita così, quello che è la cerchia dei nostri amici stretti, quello che sono le persone più importanti per noi, a prescindere dal ruolo che ricoprono. Qua invece vediamo un vivere pratico, quotidiano, fare effettivamente qualcosa, cominciare a prendere degli impegni, cominciare a fare i primi passi per costruire quello che è la propria routine, il proprio fare, il proprio lavorare, le proprie abitudini necessarie per avere una vita funzionante, definiamola così. Che cosa portano? Portano a delle piccole fortune, a dei piccoli risultati, a delle piccole soddisfazioni che ovviamente accumulandosi portano ad una grande gioia. Come ho detto, queste novità sono una fase di miglioramento di noi, sono una fase di crescita, sono una fase di realizzazione, sono una fase di acquisizione degli strumenti che ci servono poi per risolvere quello che sono
le questioni che ci interessano davvero. Non è già la battaglia finale, chiamiamola, o il superamento della difficoltà, è la fase in cui l'eroe o il protagonista della nostra storia si allena e acquisisce tutte le competenze che gli permetteranno di trionfare nella fase successiva. Quindi sono gioie piccole, però sono concrete. Abbiamo infatti un quadrifoglio e una moneta d'oro. Tra l'altro il trifoglio qua è in fiore, quindi è chiaro che sì, è una cosa piccola, è una gioia piccola, ma è concreta, è comunque un qualcosa su cui si può costruire, non è una cosa vana. E abbiamo il sole quindi abbiamo positività, abbiamo energia, abbiamo risultati, abbiamo una visione chiara della situazione, quindi anche una consapevolezza di come procedere. Tutto questo si riassume in queste novità saranno positive. Queste novità saranno dei percorsi, richiederanno tempo, ci insegneranno molto, saranno piacevoli, non saranno sufficienti da sole, nel senso che non sarà immediato o scontato risolvere quello che sono le problematiche, ma sicuramente andranno a smussare gli angoli, andranno a permetterci di conoscere le persone, di apprendere le conoscenze necessarie poi a risolvere quelli che sono effettivamente i problemi. Quindi direi che staremo bene, impareremo, cresceremo e riusciremo magari anche a superare certe paure, certi brutti atteggiamenti, superare già delle difficoltà comunque più immediate per poi poter affrontare quelli che sono i problemi più a lungo termine. Direi che è una lettura positiva. È una lettura positiva anche nell'avere spazio per ulteriore miglioramento, spazio per ulteriore crescita. Dunque, la lettura è finita. Vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver guardato il video. Vi invito nuovamente a lasciare un like, a iscrivervi al canale, a cliccare il tasto della campanella delle notifiche. Vi invito a lasciarmi dei commenti. Se volete una lettura, come ho detto, c'è il mio indirizzo email nella descrizione del video. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. Buona fortuna. Ciao ciao.